montagna e vada questo, c'è anche l'iniziativa di solidarietà, ricordo una cara persona che è stata la cura di questa comunità, è un piacere veramente utile. È stata una giornata di notte proprio, molto bella, e complimenti a tutti i tutti gli organizzatori, i collaboratori per la buona riuscita. Ci ricordava Marco che il reparto pediatria dell'ospedale nostro è tra i beneficiari di quello che uscirà da questa giornata, diciamo, no? Quindi vediamo un po' di mettere più a fuoco. Sono anticipato che ci sarà appunto la donazione umanitativa, a pensare per le simulazioni delle emergenze mediche, un'attività importantissima. Aiuta a migliorare anche la capacità poi di prestare assistenza di tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, OSSE, e quindi anche questo contribuisce a quel lavoro di squadra che poi produce un'assistenza migliore per tutti. E anche questo davvero ringraziamo i notizi e gli organizzatori tutti. L'entrata dell'anno scorso è stato intrapreso un percorso di formazione rivolto a tutti gli operatori scolastici riguardo la somministrazione di farmaci per i bambini con una patologia particolare che possono intendere appunto la somministrazione anche della varia scolastica. Per questo abbiamo associato il corso di manovre di sottrazione del DNA e sulla rianimazione cardiopulmonare di base. È stato svolto in collaborazione con le varie pediatrie dell'azienda sanitaria Sud-Est Toscana e del Tripolicio e basta. L'anno scorso c'è stata una risposta e speriamo che anche quest'anno si ottenga un buon risultato.